Amici nervianesi, sono qui alla Sala Bergognone di Nerviano dove fra poco ci sarà la presentazione del libro Il pane bianco in ricordo di Onorina Brambilla Pesce. La serata ha il patrocinio del comune di Nerviano ed è promossa dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Allora, amici nervianesi, sono qui con la signora Tiziana Pesce, figlia di Onorina Brambilla e Giovanni Pesce. Una domanda. Come ci si sente oggi nel 2012 ad essere la figlia di una nota gappista come sua mamma? Nel 2012, beh, diciamo che spesse volte penso che purtroppo siamo in un periodo molto difficile e che tutto quello per cui loro hanno combattuto prima e dopo la resistenza un pochino è andato perso. Però c'è da dire che anche questa generazione, quasi tutti, non solamente i miei, sono sempre stati pieni di speranza in ogni momento della loro vita, che è stata anche più difficile della nostra. Quindi credo che questa speranza comunque ci debba accompagnare e ci debba aiutare per un futuro che insomma sia migliore di quello che stiamo vivendo ora con tutti i problemi che abbiamo. Ecco, prima ha raccontato alcuni passi di questo libro, ce ne vuole raccontare uno in particolare? Beh, uno in particolare potrebbe essere quello della mamma che appunto faceva la staffetta, cioè aiutava i partigiani portando materiale, portando pistole, portando esplosivo. Lei si trova su un tram, allora i tram, ma non avevano i sedili uno dietro l'altro, erano i tram con i sedili per il lungo di legno. E quindi lei si era seduta e aveva messo dell'esplosivo sotto. E sono saliti due fascisti, insomma, e gli si sono messi a fianco, perché lei insomma, era anche giovane, era una bella ragazza. E quando lei ha detto, beh, io adesso devo scendere, e quindi ha preso il suo pacco con gli esplosivi, questi hanno detto, ma no, signorina, ci pensiamo noi, li portiamo noi. E quando hanno visto il peso si sono un po' guardati in faccia, allora la mamma ha risposto sì perché sono andata in campagna a prendere delle provviste, quindi ha inventato questa scusa e quindi loro dopo l'hanno lasciata, però gli hanno promesso che il giorno dopo avrebbero voluto rivederla per andare al cinema, quindi lei gli ha confermato questo appuntamento. E ha preso il suo pacco, se n'è andata e poi ironizzava sul fatto che questi due avevano portato dell'esplosivo e mai più avrebbero potuto pensare che una ragazza giovane così carina avesse insomma, Dell'esplosivo con sé. dell'esplosivo con sé. Ecco. Devo dire quindi una donna veramente formidabile. Dove si può acquistare il libro? C'è un sito? Ma il libro adesso è la seconda edizione, quindi credo che nelle librerie, forse quelle più grandi, ci sia, si può trovare, o se no possono anche richiederlo, insomma. Sì, beh. Ringraziamo la signora Tiziana Pesce per questa serata. Grazie. Grazie a voi.